però è una magia. Beh, se staccheranno da soli prima o poi no. Mi raccomando, lasciate un bel mi piace e commentate con hashtag Gavettone. Buon day, benvenuti in questo nuovo video. Lasciate già un bel mi piace. Come state? Spero tutto bene. Commentate, fatemi sapere come state, perché per me è molto importante sapere il vostro stato d'animo. Oggi siamo tornati con un nuovo prank. Vi avevo chiesto su Instagram cosa vi sarebbe piaciuto vedere. Mi avete detto uno scherzo. Sono venuto qua a Verbania, a casa dei miei genitori, a trovarli. E perché non fare uno scherzo a uno dei due? Quindi io ora cosa farò? Andrò a comprare dei gavettoni perché ho intenzione di fare uno scherzo estivo, visto che siamo a Ferragosto, metà agosto, fa caldissimo, e quindi ho intenzione di tirare dei mega gavettoni addosso a uno dei due. Vi ricordo che in descrizione trovate il link per il mio merchandising Petacolo, hashtag Petacolo, dove ci sono magliette, cappellini, felpe, top per ragazze. E mi raccomando, se doveste comprare qualcosa, mandatemi lo screen su Instagram che io li riposto nelle mie storie. Altra cosa, preparatevi come sempre, condividete questo video. Chi è che suona? Perché uno va in giro con la macchina e suona? Buh. Ancora. Suona, lui suona, lui va in giro col clacson schiacciato. Vabbè, invece dell'acceleratore lui clicca il clacson. Comunque stavo dicendo, preparatevi come sempre, condividete questo video su ogni gruppo WhatsApp, su tutti i vostri contatti WhatsApp, e mandatemi lo screen in direct perché risponderò a qualcuna. Prima di iniziare lo scherzo volevo farvi vedere delle cose che ho acquistato qua a Verbania, così mi date anche un parere. Allora, mi sono preso questa felpa bordeaux dell'Adidas senza cappuccio, che mi piace un sacco. Poi mi sono comprato questa tuta della K tutta rossa, che anche questa c'è, cioè, tipo, boh, mi piace un botto, cioè tipo tantissimo. E poi mi sono sempre preso un'altra roba dell'Adidas, che è questa maglia bianca classica con le strisce nere. Perché mi segue su Instagram, anzi andatemi a seguire se non mi seguite, Giuseppe_Barbuto, avrà già visto questi acquisti. Però logicamente non tutti quelli che mi seguono su YouTube mi seguono su Instagram, quindi volevo, cioè, tipo, capito, rendere partecipi anche voi. Raga, sto per andare a prendere i gavettoni, io non vedo l'ora di fare questo scherzo, mi piacciono tipo troppo gli scherzi estivi. Io spero di trovare i gavettoni, quelli che si gonfiano automaticamente senza starli a fare i nodi, perché non sono capace. Poi tipo 100 gavettoni ora che li leggo tutti è un casino, quindi speriamo di trovare quelli giusti. Io vado dai cinesi, così pago anche poco, spero che scoppino, e spero di trovare quelli lì che si gonfiano da soli e si legano da soli, fanno tutto da soli. Trappando come parlo, porta la tua tipa al tavolo, mi conosci, sono il diavolo. Allora, ho preso i gavettoni, adesso devo capire un attimo come funziona, come riuscirò a riempirli. Faccio già il secchiello. Ma com'è che si fa? Adesso vedi, non posso fare lo scherzo perché non capisco come si fa. Forse devo fare così. Ok. Wow, ma è una magia. Beh, si staccheranno da soli prima o poi, no? Ok, siamo pronti. Adesso dobbiamo solo aspettare che mia mamma vada a fare qualcosa, tipo stendere, prendere il sole. E tac, glieli tiriamo addosso. No, non mi dire che sono qualche mascotte. No. No, non mi dire che sono quelli che non scoppiano, perché è un casino. Vabbè. Allora, raga, io sono qua sul balcone, sono portato i miei gavettoni mitici e devo aspettare che mia mamma esca. Che vedete qua sotto? Mia mamma di solito esce a stendere, a prendere il sole, a farsi i cavoli suoi, e boom, la bombarda di gavettoni. Qual è il problema? Che mio padre mi ha abbandonato, se n'è andato e non c'è nessuno che mi riprende, quindi adesso dovrò trovare il modo di riuscire a riprendermi da solo mentre li tiro i gavettoni, perché ormai li ho gonfiati, non li posso lasciare qua, perché se li vede mia mamma poi capisce che voglio fare uno scherzo. E niente, adesso aspettiamo. Dai, c'è un sole della madonna, vuoi che non esca. Mi raccomando, lasciate un bel mi piace, commentate con hashtag gavettone. Ok, raga, lo sento.
Stendi, stendi l'asciugamano, stendi che mo te lo lavo. No, c'è pure spilla. Ecco, ecco, vai, vai. Adesso niente, appena si rilassa, tac, la laviamo. Metti, metti la crema solare, mamma. Non ce la fa. Ok, ci siamo, raga. Non so mica se c'è un filaio. Provo a aprire la telecamera. Com'è mamma? Com'è il gavettone di Ferragosto in ritardo? C'ho la telecamera in mano, non ci provare, eh? Ma sei proprio un deficiente, cazzo! Cazzo, mi hai fatto prendere un colpo, mi hai rilassato, posso giurare. Ma è possibile che con te non si può mai stare tranquilli, cacchio? Che senso con me non si può mai stare tranquilli? Mi sembra dietro a fare scherzi, non so io. Dai, almeno prende il sole meglio così. Cosa? Non ho capito. Raga, no. Dov'è? Dov'è? In pieno t'ho presa. No! Vendetta? Oh, basta! Ah, questo non è esploso, ma vedi. No! Di merda! Mamma mia, ti ho preso proprio in pieno, eh! Ce n'è ancora, basta! Aspetta che c'è l'obiettivo tutto bagnato. Va bene che hai la telecamera in mano. La maglia, mamma. Vieni qua, fatti dare un abbraccio. Cioè, non mi abbracciare che sei tutta bagnata, però. Vieni, vieni, che ti abbraccio. Ti ho presa in pieno, eh. Insomma, in questa casa non si può mai stare tranquillo. Allora. Specialmente quando c'è lui. È venuto stra bene, raga, bellissimo sto scherzo. Lasciate un bel mi piace, commentate con hashtag mamma gavettonata. Posso prendere il sole in pace? Sì, adesso lo puoi prendere il sole. Ma guarda che funziona, mi hanno detto che se tu ti bagni e poi prendi il sole asciugando, sì, ti abbronzi di più. Scusa, eh. Raga, mi raccomando, iscrivetevi al canale se volete altri video così. Un saluto alla mamma. Ciao mamma. Ciao. Poverino. E noi ci vediamo al prossimo video. Vi mando un bacione. Link delle magliette in descrizione. Mi raccomando, andate a acquistare. Il merchandising più bello in Italia. Spettacolo. Ragazzi, scherzo a Dora, ragazzi. Alla Dora. Mamma sta arrivando da lavoro. Povera mamma. Allora, quanto ci mette? No, ci mette un attimo. No, quanto ci mette lei? Ah, non lo so. Ma non sicuro che ci passa. Allora, mettiti a tutto. Vabbè, aspetta che si riempiono un po'. Quando arrivi iniziamo a tirarglieli a manetta. Oddio. Si è rotto uno? Ah no, si stanno staccando perché quando si gonfiano per bene si sta. Fai così. Vedi? Ma che storia! Aspetta zio, se non c'è. No! Marti, aiutami, ti prego Martina. Aiuto, non riesco. Ma lei entra da fuori. Digli mamma, tieni fuori la macchina, anche dopo la devo usare. Sì. Cancella dentro.
ma che fa caldo! Hai ripreso? Sì. Basta, no, adesso veramente. Adesso non è ce l'abbiamo fatta.